Allora, pesa sulla nostra situazione economica ancora la situazione di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. Cosa si prospetta? A parte un altro là, un fiume di sangue per i licenziamenti. Quello che ci prospetta, ce l'hanno Nicola. detto i consigli di amministrazione delle rispettive due banche la settimana scorsa, quando si sono incontrati a Milano presso la sede del Fondo Atlante, che sta gestendo la conciliazione del progetto di fusione dei due istituti bancari, che dovrebbe iniziare col primo trimestre del 2017, con plausibile messa a regime della fusione per la fine a qua un anno. Quindi queste due banche ne rimarrà una. Potete immaginare al territorio che cosa accade. Quindi, non so, penso, faccio adesso, cito un paese così, tanto per darne uno, Castelfranco Veneto, che ha filiali di Infatti. entrambe le due istituzioni. Una delle due dovrà essere chiusa, al pari di tantissime altre piazze del territorio del Nord-Est in cui le banche erano presenti da ambo le parti. Quindi si chiuderanno filiali. Per ovvie conseguenze poi ci saranno impatti sulle risorse umane che dovranno prima subire l'operazione di fusione e successivamente allinearsi con quelli che sono oggi gli standard industriali del settore, ovvero sia il fatto che la banca, come la concepiamo oggi, non ha più la necessità di avere una presenza fisica sul territorio come un tempo, grazie ai dispositivi mobili di ultima generazione. Io che non vado in banca fisicamente, penso che sarà da febbraio di quest'anno, che non entro in una filiale di banca. L'operazione più difficile l'ho gestita al telefono, in tutti gli altri casi attraverso le relative piattaforme che vengono di home banking che vengono A messe a disposizione. disposizione, ma neanche vorrei io andare in filiale, è una perdita di tempo allucinante, code, parcheggi, tempo per andarci, mal di stomaco a trattare con la controparte e così via. Quindi questa è una fase di trasformazione industriale non solo di queste due banche, ma di tutto il settore. È che per i prossimi 10 anni chi ci lavora adesso sarà come, io ho usato questa analogia, sarà come nel 1750, quando si diede avvio alla rivoluzione industriale del settore tessile tra chi faceva il cucitrice o lavorava come a mano e poi una decina di anni dopo, dall'implementazione delle prime macchine a vapore con i telai, alla produzione su larga scala, quindi tantissime centinaia di migliaia di persone, se no addirittura milioni su larga scala, dovettero riciclarsi e fare dell'altro perché quel mestiere era ormai obsoleto. Pensiamo solo al cassiere. No, ma infatti assolutamente. Voglio leggere il messaggio, se gentilmente la regia lo rimetti in onda, che ne sono arrivati un paio e non sono fatto tempo a leggere, però questo qua ultimo. Ma con tutti questi professori al governo, nessuno riesce a capire che se non lasciano i più denari alle persone, il lavoro non riprende e lo Stato riprende il denaro delle tasse e IVA. Beh, C'è effettivamente un circolo. a dire la verità, professori, tranne uno, non ne abbiamo in questo momento qua in Italia. Abbiamo proprio politici nel vero senso della parola. Io mi auguro che prossimamente si possa avere una compagine molto più tecnica rispetto a quella che addirittura propose a sua volta a Monti, perché è quello di cui ha bisogno in questo momento qui il paese, cioè chirurghi non estetici, ma chirurghi di portata invasiva che mettano le mani su soprattutto il bilancio dello Stato, perché è solo lì che si possono generare quelle risorse finanziarie che drenare quelle risorse finanziarie che poi si possono mettere a beneficio della fiscalità e quindi con abbattimenti consistenti di fiscalità che a loro volta generano Infatti. un maggior reddito netto disponibile a parità di Esatto. salario e stipendio percepito. Ma sotto politiche di lungo periodo, perché altrimenti le No, persone è non si veramente, muovono. no, il contrario sarebbero di breve periodo, perché faccio un esempio pratico. Investire adesso sulla scuola, per quanto possa sembrarvi una spiacevole esternazione, scuola e cultura, è per
per il nostro paese è particolarmente fuorviante adesso, perché i benefici si potrebbero vedere forse fra 5-7 anni, sempre che creeremo delle infrastrutture valide per poi trattenere qui le persone che formiamo, perché se è come adesso che se ne vanno via, che i migliori se li prendono a gratis praticamente altri paesi, investendo sostanzialmente zero nella formazione di queste risorse umane, non ci conviene assolutamente, conviene molto di più andare ad investire in politiche di breve termine, quelle che rendano le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, più profittevoli, e quindi attraverso prima sgravi fiscali da una parte e dall'altra un maggior reddito netto disponibile per tutti. E per farlo, se, l'unica strada, ce lo dice anche Draghi, è quella di una operazione di defiscalizzazione di ampio raggio, che ovviamente non può fare nessuno, soprattutto nessuno del centro-sinistra, perché significa andare ad aggredire, ad attaccare proprio la base elettorale che sostiene questa questa forza di governo. Quindi, perché significa andare a mettere le mani nella spesa pubblica di dipendenti pubblici, di grandi aggregati legati all'utilizzo di risorse pubbliche, quindi immaginiamo le regioni più che le province, fino ad arrivare poi a il personale dipendente delle amministrazioni dello Stato. La legge di stabilità, la legge di bilancio attuale dà prospettive di questo senso? No, assolutamente, la legge purtroppo non è casuale che la stessa Bruxelles stia ancora in fase di esamina e abbia inviato numerosi punti interrogativi su quello che è stato. Che non se ne parla in questi giorni perché ci sono altre emergenze, per cui non siamo ancora. Sì, ma non se ne parla anche per non creare un effetto volano negativo sul voto che si avrà fra un mese, sostanzialmente che la legge di bilancio è andata a creare, la vecchia finanziaria è andata a creare il contentino sempre per consenso elettorale, quel consenso proprio tipico del PD, cioè quindi amministrazioni pubbliche, sostentamento degli 80 euro, sgravi fiscali per far finta di credere che l'occupazione riprende, in realtà si riprende per la durata di sgravi, poi quando cessano riscende a sua volta. Lo ripeto ancora, 14 e 15 ogni anno circa 30 miliardi di deficit in più sono stati fatti. Quindi quando sentite dire in televisione da un telegiornale nazionale Renzi è riuscito a tornare da Berlino con più flessibilità, che detta così può sembrare che bella notizia, no, è esattamente il contrario. Più flessibilità significa che può spendere più denaro di quanto ne incassa, ed è esattamente la strada opposta di quello che dobbiamo intraprendere. Si può governare a deficit, cioè spendendo più di quello che si accoglie con le imposte, occasionalmente, sporadicamente, quando si verificano episodi imprevedibili, tipo un terremoto come quello che è accaduto adesso, che bisogna intervenire per mettere in parte in sicurezza, in parte per aiutare i nostri connazionali, lì sì che si può andare ad intaccare questo equilibrio, quindi andare a deficit, perché è un evento eccezionale. Ma noi stiamo governando a deficit ormai da quasi 10 anni, se non sono 10 miliardi è 1 miliardo, 2 miliardi, è per questo motivo che il debito pubblico continua costantemente a gonfiarsi, perché ogni anno si sposta in avanti i problemi, quelli del vivere quotidiano. Chiarissimo, noi siamo giunti un po' alla conclusione, ci sono un po' a livello globale dei paesi che stanno facendo cose giuste? Certo, grazie a Dio c'è chi ce la fa. Sì, grazie a Dio c'è una parte nel mondo che sta boccheggiando o rischia il soffocamento, ma ce n'è anche un'altra che sta letteralmente esplodendo e sta facendo da traino a tutta l'economia mondiale. Stiamo parlando nello specifico dell'Asia sudorientale, quindi tutto il blocco degli ASEAN, che è l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico, quindi là dentro trovate l'Indonesia, il Vietnam, la Corea del Sud e così via, la Malesia. Cos'è che in modo particolare, qual è l'azione
in assoluto più corretta che stanno facendo, che hanno adottato? Beh, il paese che sta crescendo di più in assoluto adesso è l'India. È l'India, l'India che ha intrapreso con il nuovo primo ministro Modi una serie, ancora da 2 anni, una serie di trasformazioni di portata epocale che sono andate, che hanno lo scopo di rendere più facile la fiscalità tra tutti gli stati indiani. L'India è un po' come gli Stati Uniti, certo, ogni paese sì. Legifera a proprio modo sulla fiscalità, quindi una fase di coordinamento e armonizzazione. Poi lotta al male secolare dell'India, che è la corruzione, cioè se noi ce l'abbiamo per la corruzione nostra, loro sono in pole position da anni e anni, e infine stanno beneficiando tantissimo della difficoltà che sta avendo la Cina e dell'abbassamento del prezzo di tutte le materie prime. L'India è un importatore di materie prime, non le esporta, e qui questo sta creando un grande driver di crescita. Viceversa, ne abbiamo altre aree, come ad esempio quasi tutto il, siamo in chiusura proprio velocissimo, quasi tutta l'America Latina che sta iniziando a zoppicare. Se adesso dovesse scappare di mano anche il Venezuela, ne riparleremo magari, come può essere il clima in Sud America prossimamente. Questa è la domanda della prossima puntata. Grazie Eugenio Benetazzo, speriamo di avere con noi in studio presto, prima della dipartita verso Malta, quindi vedere altre situazioni, altri mercati. Io vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo da domani, dal 3 novembre, risintonizzate il vostro decoder, perché molto plausibilmente non ci vedrete più, ma non vedrete anche tante altre TV. Può darsi che alcuni decoder si risintonizzino automaticamente, può darsi anche di no, quindi risintonizzate da domani, ricordatevelo. Grazie ancora, buon proseguimento, ci rivediamo.